È stato il primo successo stagionale per il Punto e Rosa. Che partita è stata? È stata finalmente una vittoria dopo, perché noi comunque da due sconfitte, diciamo, alquanto ovviamente ognuno guarda la partita a modo suo, alquanto immeritata, anche se solo la capolista Shea, abbiamo avuto 6-7 palle gornite davanti al portiere, poi pecchiamo di esperienza perché, come avevo rilasciato in un'altra intervista precedentemente, noi siamo in campo con almeno 2-2002 titolari, gli altri 2001 e solo 4-2000, quindi ovviamente è normale una squadra giovanissima praticamente che affronta un campo regionale, gioca il suo calcio e purtroppo pecca magari di esperienza, subiamo gol un poco così, peccando di esperienza, arriviamo a queste due sconfitte un po' fatte così, questa vittoria ci ha dato molto, molto morale anche per come è avvenuta, perché è avvenuta in un campo difficile come quello di Trapani, che siamo passati in svantaggio 1-0, poi con veramente ragazzi con grande cuore, grande, grande grinta, non ho niente da dire a loro, veramente hanno ribaltato la partita in una maniera sorprendente. Diciamo che questa prima vittoria stagionale può considerarsi un punto di partenza. Diciamo, io spero di sì, per quello che abbiamo fatto, perché ripeto, anche nelle due sconfitte non ho niente a recriminare, i ragazzi hanno fatto un ottimo calcio e hanno dato la sua, hanno fatto capire che anche se sono giovani veramente possono dare filo da torcere a tutti. E spero che sia un punto di partenza, sì, spero sia un punto di partenza, magari di buon auspicio per le prossime. Il vostro obiettivo intanto qual è? La salvezza? Ovviamente con una squadra giovane, come avevo detto, più della ovviamente iniziamo con la salvezza, poi l'appetito viene mangiando, poi si vede, intanto comunque la salvezza in primis, sì, ovviamente sì. Poi magari se ci salviamo l'anno prossimo magari ci potremmo divertire un po' di più. Intanto settimana prossima ci sarà una bella sfida contro l'Alba Alcamo. Sì, è una sfida bella, perché loro stanno a 3 punti, anche una squadra, non so la squadra perché non l'ho mai vista giocare, però ha vinto sul campo difficile della Viz Palermo, dove noi abbiamo fatto 1-1 e quindi sarà una bella sfida vincente, perché noi siamo a 4, loro a 3, ovviamente noi giochiamo in casa e in casa devi cercare di non sbagliare, però ogni partita ha la sua storia, noi come al solito cercheremo di fare il nostro meglio, poi ovviamente purtroppo nel calcio ci sono gli episodi, uno sbaglia e vince chi sbaglia di meno, cerchiamo di non sbagliare.